Savoia. È il Savoia che si incarica del calcio d'inizio. A commentare quest'oggi, il Savoia vincerà facile contro i ragazzini dell'Licata, schierati addirittura in 10 uomini, ma c'è tanto da raccontare. Come, attenzione a Scarpa in aria, il sinistro del capitano Francesco Scarpa, subito il punto esclamativo del capitano, esattamente al terzo minuto, cercando anche di vedere cosa sta accadendo sugli altri campi. Al momento, attenzione adesso a Meloni, 2-0 in area di rigore, il servizio per il bomber che con il destro ha trafitto Bottaro. Ecco, festeggiando in vario modo il ritorno del Savoia in Lega Pro, c'è un aperitivo che è stato inventato in onore di Capitan Scarpa in città. Intanto adesso Tiscione ancora in area di rigore, uno slalom, il servizio per Carotenuto, 3-0 Savoia. Ha segnato anche Pasquale Carotenuto, settimo sigillo sul terreno di gioco. Ovviamente, lo abbiamo detto, temi tattici, la partita ne offre veramente pochissimo. Innanzitutto un saluto a tutti i radioascoltatori dello Strillone, Danilo Sorrentino. Beh, Salvatore, è stata intanto... C'è il gol del 4-0 di Pippo Tiscione, dunque Nello ha portato una gran fortuna al Savoia, che si è portato sul 4-0 proprio con Pippo Tiscione, lo avevo detto in precedenza. Tiscione, Savoia, lancio ancora verso Francesco Scarpa, delizioso il controllo del capitano con il destro, poi l'appoggio in favore di Meloni, ancora la triangolazione con Scarpa che entra in area di rigore, fa fuori tre avversari, Scarpa è solo, il destro, la parata del portiere, poi Tiscione, ancora Scarpa, rete, rete, missione compiuta, gol di Francesco Scarpa, numero 22. È stato però di un altruismo unico Pippo Tiscione, che è andato per il suo allungo distruggendo la opposizione di Roma e Napoli. Attenzione a Licata in area di rigore, se ne va il numero 5, Gianluca che segna, c'è il giro in festa per il gol del Licata siglato da Shortino, il migliore dei suoi. Savoia 5, Licata 1 e tutto il giro è in piedi a festeggiare il gol dei giovani. Il tabellino dei marcatori, vedere al primo posto Francesco Scarpa con 22 reti, è stato l'autentico trascinatore, colui che si è... Scusami Vincenzo, ancora un altro gol di Francesco Scarpa, Savoia 6, Licata 1 e Scarpa tocca quota 23 in classifica marcatori, lo stavi ricordando proprio in precedenza. Infatti forse la domanda era posta male, dopo Scarpa alle sue spalle chi? Stato in precedenza da Vincenzo Pinto, che ha detto delle cose molto molto interessanti ai nostri microfoni. Attenzione a Scarpa in area di rigore, Scarpa si fa vedere Longo, il tocco è per lui e rete anche di Longo, 7-1 del Savoia, che invece inizia ad infierire sul Licata. Qui sinceramente mi fermerei fossi nella formazione di Vincenzo Feola. Questa volta Scarpa non ha voluto esagerare, ha servito lui l'assist a lungo, ha già siglato 3 gol. Stanno abbandonando la tribuna le postazioni sotto la nostra, anche alcuni dirigenti della società biancoscudata, tra i quali l'amministratore unico Quirico Manca. Intanto ancora il Licata che segna, 7-2 il punteggio, che va ancora aggiornato con Zarbo, destro sull'uscita di Rinaldi, applaudito anche Zarbo che va a raccogliere